Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Davide e siamo qui oggi con un video diverso dal solito. Infatti andremo a vedere un allenamento in casa, però un allenamento in casa con un'attrezzatura da poco proprio. Infatti andremo a utilizzare solamente due manubri. Andremo a fare un allenamento molto basic per tutti quelli che non hanno il tempo o magari la disponibilità economica per andare in palestra. E quindi decidono di allenarsi a casa. Ovviamente premetto che allenarsi a casa e allenarsi in palestra è una cosa totalmente diversa. Infatti, con l'allenamento a casa non avrete mai gli stessi risultati che allenarvi con tutte le attrezzature che sono disponibili in palestra. Però si può sempre fare qualcosa e si può sempre sfruttare a proprio vantaggio i propri pesi. Prima di iniziare questo video allenamento, voglio ringraziare Andrea De Zen che ha fatto la copertina per il mio canale. Andate a vederla che ha fatto un lavoro veramente stupendo. E vi lascio su Instagram qua sotto in descrizione. Questo allenamento sarà la prima parte su due, perché infatti in questo allenamento andremo a coinvolgere tutta la parte superiore del corpo, mentre nella seconda parte ci occuperemo di gambe e polpacci. Quindi, se il video sarà di vostro gradimento, lasciate un mi piace che mi aiutate molto. E se il video andrà bene, appunto, porterò la seconda parte sulle gambe. Partiamo subito con il primo esercizio. Allora, primo esercizio lo eseguiamo a corpo libero. Eseguiamo dei piegamenti sulle braccia. Andremo a fare 3 serie da 10-12 ripetizioni, a seconda di quante ne avete, di quanto riuscite a farne, e l'ultima serie invece sarà a sfinimento muscolare. Quindi, oltre a fare quelle 10-12 ripetizioni, andrete ad aggiungercene altre, magari delle mezze, un quarto di ripetizioni, senza sporcare troppo al movimento, ma di coinvolgere per bene tutti i fasci del pettorale. Andiamo subito a vederle. Allora, vi posizionate sul tappetino, mani un po' più larghe delle spalle, schiena e corpo belli dritti e andate a scendere tenendo i gomiti non in questa maniera, ma così. Eseguite il ROM massimo, quindi scendete fino a toccare col naso terra e risalite. Per questo esercizio mi raccomando, concentratevi sulla contrazione del gran pettorale e cercate di spingere il meno possibile con spalle e con tricipiti. Quindi questo è il primo esercizio per i pettorali. Ora ve ne farò vedere una variante. Potete aumentare la difficoltà se possedete una di queste, che le trovate in qualsiasi negozio sportivo, praticamente costano 5-10 euro. Ce ne sono di vari tipi a seconda di quanta forza volete aumentare. Questa è una delle più leggere. Ora vi faccio vedere come si usa. La prendete per le mani così, la portate qua dietro e la posizionate in questo modo. Lo eseguite in questo modo, così che avrete la forza di questo elastico che andrà a contrastare la vostra fase di ritorno. Logicamente per i piegamenti sulle braccia esistono veramente tantissime varianti. Voi potete utilizzare quella che volete. Io vi ho fatto vedere quella più basica, quella più semplice, che comunque è molto efficace per andare a coinvolgere il pettorale. Quindi, concluso per il petto, andiamo al secondo esercizio, che sarà un esercizio per il dorso e in particolare per la parte centrale del dorso, per andare a sviluppare quello spessore della schiena che è davvero molto importante. Andremo a eseguire questo esercizio con i due manubri. Prendete i due manubri e vi piegate verso avanti. Da questa posizione qua, con la schiena dritta e la testa e lo sguardo verso il basso, tirate e ritorno lento. Tirate su e ritorno lento. Tirate su e ritorno lento. Quando tornate, non fermatevi troppo prima, ma ammollate le scapole e lasciate andare verso il basso le spalle, così da fare un bello stretch sulla schiena. Quindi, secondo esercizio, rematore con i manubri.
Purtroppo un problema dell'allenarsi con i manubri è il fatto che non si possa allenare nello specifico il gran dorsale e quindi sviluppare appunto quell'ampiezza della schiena vista da davanti e da dietro. Per ovviare a questo problema o potete prendere una di quelle sbarre per trazioni da appendere alla porta o magari andare ad allenare il gran dorsale nello specifico in qualche parco eseguendo diverse serie di trazioni alla sbarra. Terzo esercizio, andiamo a allenare i deltoidi laterali. Andiamo ad eseguire quindi delle alzate laterali con i manubri. Ovviamente scalerete il peso dall'esercizio precedente, perché nelle alzate laterali ricordo che non serve utilizzare un peso molto alto, ma l'esecuzione deve essere fatta correttamente. E solleviamo le braccia e torniamo lentamente. Anche per questo esercizio eseguiamo 4 serie da 12 ripetizioni, aggiungiamo una quinta serie in cui andremo a fare sempre un cedimento muscolare, quindi fino a quando ne abbiamo. Dovrete sentire veramente un bruciore pazzesco su tutta questa fascia della spalla. Prossimo esercizio, andiamo a coinvolgere tutto il deltoide posteriore, che spesso non viene allenato ma che è un muscolo davvero importante. Andremo a fare un esercizio molto semplice, delle alzate laterali in posizione prona, con un carico anche in questo caso davvero basso, perché il deltoide posteriore è un muscolo veramente piccolo, e con una tecnica sempre ottima. Prendete i vostri manubri, vi posizionate nella stessa posizione di prima, piegati verso avanti, con lo sguardo verso il basso, e da qui alzate e tornate lentamente. Ricordo, anche per i deltoidi posteriori andiamo a fare 4 serie da 12 ripetizioni più una quinta serie in cui andiamo a fare un cedimento muscolare, sempre come negli altri esercizi, quindi finché ne avete ne fate. Passiamo agli ultimi due muscoli, le braccia, quindi bicipiti e tricipiti. Quindi prossimo esercizio per i bicipiti, andiamo a eseguire un curl con rotazione in piedi alternato. Un esercizio molto semplice e che tutti praticamente conoscono, che però non molti fanno con la tecnica giusta. Infatti molti fanno un ritorno parziale o molti fanno una rotazione parziale. Quindi andiamo subito a vedere come farlo correttamente. Andiamo da posizione in piedi, ve lo faccio vedere prima lateralmente. Portiamo sul braccio e ruotiamo portando il mignolo verso l'esterno. Prima con uno e poi con l'altro braccio. L'arco di movimento deve essere completo, infatti il ritorno non va fatto fino a qua, ma tornate giù completamente, quasi andare a contrarre il tricipite nella fase di ritorno. Sempre 4 serie da 10-12 ripetizioni più l'ultima serie cedimento muscolare. Ora andiamo a vedere l'ultimo esercizio per questo allenamento, esercizio per i tricipiti. Questo è un po' più complesso rispetto agli esercizi precedenti, però con pochi giorni di allenamento imparerete a farlo bene e a sentire lavorare bene il tricipite. Andiamo a posizionarci proni come prima, soltanto che il movimento sarà diverso, infatti sarà un movimento di estensione dell'avambraccio. Ora vediamo subito come. Posizionate proni.
Roni, sguardo verso il basso, tenete qui i gomiti e andate a distendere, e distendete. Questo esercizio andate a seguirlo con un peso quasi, diciamo, ridicolo, perché già io con 6 kg stavo facendo fatica. Quindi qui il peso è veramente irrilevante. Importa davvero un'esecuzione pulita, anche per evitare di farvi male comunque, perché con esercizi di questo tipo, se eseguiti male con tanto peso, è davvero facile farsi del male e infortunarsi i gomiti, che sono molto sensibili a questo tipo di lesioni. Ovviamente questo era un allenamento più per principianti, quindi se vi siete appena appassionati alla palestra e vi state approcciando, eseguite questo allenamento, che andrà a dare davvero degli ottimi frutti sul vostro fisico. Io vi ringrazio per aver visto il video fino alla fine. Vi ricordo di iscrivervi al mio canale YouTube, Instagram lo trovate sotto in descrizione, davidepuggio7 come al solito. Mettete mi piace, commentate, ditemi che tipo di video vorreste vedere. Qui da Davide è tutto. Bella a tutti.